insieme all'associazione degli ingegneri del comprensorio sabiese, che è presieduta dall'ingegnere Angelo Esposito. Innanzitutto un grazie alla città di Piano di Sorrento, nelle vesti del sindaco e dell'amministrazione, che ha voluto accettare il nostro invito. E faremo questa presentazione con Magdi, poi entreremo nel vivo del convegno con l'assessore al comune di Piano di Sorrento, Carmela Cilento, e con l'onorevole Longobardi, consigliere regionale, nonché vicepresidente della commissione bilancio del Consiglio regionale della Campania. Un applauso, accoglierei Magdi con un applauso che lotta da sempre con dei servizi. E darei la parola al sindaco di Piano di Sorrento, che ringraziamo per la sua ospitalità, anche perché credo che parlare di cultura e soprattutto portare avanti i temi della cultura è difficile, ma dobbiamo farlo. Grazie. Grazie a tutti. Associazioni per averci dato questa possibilità. Saluto Magdi Lavantestano per essere qui ancora a Piano di Sorrento. Abbiamo già avuto nel Premio Penisola Sorrentina, collaboratore di Mario Esposito, che presento qui in sala e che saluto. Io Però mi ha passato una Magdi, giornalista, politico, è uno scrittore. La sua è una vita intensa e coraggiosa. Credo che stasera ci saranno molti spunti di riflessione per questa sua ultima opera, perché oggi dobbiamo riflettere, dobbiamo pensare, la cultura serve a questo, a svegliare un po' l'anima, a farci riflettere, a crescere. Questo riguarda sia noi ma anche le nuove generazioni. Per questo stiamo puntando come amministrazione, insieme all'assessore a questi eventi dove promuoviamo, insomma, la cultura. Leggere oggi fa bene un po' a tutti, lasciamo da parte un po' i cellulari, ci dedichiamo alla lettura di un buon libro, sicuramente ci apre un po' più l'animo e il cervello. Grazie di essere qui. Nel cuore della serata saluto anche Mario, insomma, ci siamo rivisti dopo tantissimi anni, che porta avanti un premio molto, Voce, molto voce, voce, il importante. microfono funziona. Passo la parola all'ingegnere Esposito, che è presidente dell'associazione degli ingegneri del comprensorio sabiese, che collabora con Meridiani proprio per portare avanti questa rassegna culturale. Poi entreremo nel vivo della presentazione del libro e poi il dibattito dal titolo Immigrazione, asilo e protezione internazionale. Grazie. Allora, buonasera a tutti, ringrazio tutti i presenti qua in sala, particolarmente Magdi, che ha voluto accettare il nostro invito, l'amministrazione comunale e l'onorevole Longobardi, che ci segue sempre in queste iniziative. Allora, voglio rispondere a una domanda che ha fatto un mio carissimo amico qua di Piano di Sorrento: che cosa ci fa un ingegnere in questo tipo di discorso? Allora, la nostra associazione, l'Associazione Ingegneri del Comprensorio Sabiese, che fa riferimento diciamo a Castellammare di Stabia e a tutto il comprensorio, ha come primo punto nello statuto la diffusione della cultura, che possa essere cultura in generale, cultura tecnica, noi portiamo avanti cultura tecnica attraverso i corsi di formazione per gli ingegneri. Siamo molto impegnati per i giovani ingegneri, io stesso faccio parte di una commissione d'esame all'Università di Napoli per quanto riguarda gli esami di Stato, di abilitazione degli ingegneri. E ci rammarichiamo sempre di una cosa importantissima, del grosso problema della fuga dei cervelli. Perché, ecco, io prima ne discutevo con Magdi così scherzando, noi attualmente in tutto il mondo stiamo usando una tecnologia grazie soprattutto a delle persone italiane che tanti anni fa hanno fatto delle scoperte. Quindi, se usiamo il cellulare, perché c'è stato un italiano che ha inventato il telefono, se usiamo la corrente elettrica, perché c'è stato un italiano che ha inventato la corrente elettrica, ecco, gli elementi di base, non voglio tornare andando indietro e arrivare al tempo dei romani,
ma diciamo tutto quello che è stato costruito tecnologicamente lo è stato anche grazie a noi italiani. Mi rammarico sempre di più che questi ragazzi vadano via e vadano a lavorare all'estero, perché in Italia non trovano posto, o perlomeno non trovano la dovuta occupazione. È importante soprattutto fare una grossa considerazione, cioè esportiamo menti e importiamo manodopera, e questa è una cosa ancora più negativa, perché chiaramente togliamo spazio a dei giovani che magari non hanno la possibilità di andare avanti nello studio per tante ragioni. Ecco, giusto una piccolissima considerazione che ci porta anche a pensare, e arrivo a quello che dicevamo prima con Magni, che noi non abbiamo bisogno che vengano persone dall'estero ad alimentare economicamente la nostra tecnologia, perché noi la tecnologia già ce l'abbiamo. Non voglio togliere altro spazio alla discussione, ringrazio tutti e buona serata. Il sindaco voleva fare l'ultima battuta e quindi poi entriamo nel vivo della serata, grazie. La presenza di Magri insomma, mi ha sicuramente un attimino emozionato, e ho dimenticato di salutare Alfonso Longobardi, l'onorevole Alfonso Longobardi, che è sempre presente qui in Penisola Sorrentina, abbiamo di Sorrento, devo dire, vicino alla nostra amministrazione, un uomo del territorio, devo dire veramente grazie per quello che fa per la Penisola Sorrentina, al piano di Sorrento, grazie molto. Chi prende la parola? Lei. Io? Io prendo la parola, va bene. Loro parlano dopo? Nel dibattito, va bene, va bene. Buonasera a tutti, grazie di cuore innanzitutto all'amico Alfonso Giarletta, che da anni mi segue e promuove diversi miei incontri in diverse parti della Campania. Ringrazio ovviamente anche Angelo Esposito, presidente dell'Associazione Ingegneri Comprensori Ostabiese, che ha condiviso l'organizzazione di questo incontro. Sono contento di incontrare questa sera Alfonso Longobardi, vicepresidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Campania, e ti ringrazio per aver condiviso questo incontro. Ringrazio l'amico il sindaco Vincenzo Iaccarino, l'assessore all'identità, alla promozione e partecipazione Carmela Cilento, per la vostra partecipazione. Ringrazio voi tutti, ringrazio le forze dell'ordine che sono qui presenti per tutelare la nostra sicurezza, e un grazie particolare all'amico Mario Esposito, che è stato il primo a portarmi qui a piano di Sorrento, e colgo l'occasione anche per manifestare un affettuoso ricordo di un altro Mario Esposito, che era lo zio di Mario Esposito e che fu quello che mi ha consentito poi di conoscere il giovane Mario Esposito. Era prefetto ed era presidente, era direttore dell'Istituto Superiore della Polizia, e mi invitò a tenere delle conferenze ai quadri della Polizia, e fu così che nacque il nostro rapporto di amicizia, che mi ha portato per la prima volta tanti anni fa qui a piano di Sorrento. Tre considerazioni di natura epistemologica che riguardano la filosofia del pensiero. Il primo concetto è quello di